Bello, Sì, sì. e quello gioca, cioè è proprio un bel gioco. Allora io voglio però farlo gocciolare questo colore, quindi metto acqua. Guardate qua che sembra quasi una pagina vecchia, strappata. Vero. E quello, cioè, il bello è che è abbastanza casuale, no? Sì, non l'hai cercata questa cosa, è venuta o l'hai cercata? Allora, diciamo che poi con l'esperienza, Sapevi che sarebbe capisci che venuta. in certi punti certe cose vengono in un certo modo. E Ok. quindi, come dicevo, lo piloti, no? Sì. Quindi piloti in colore, piloti, insomma. Però tanto, come dico, è proprio lasciato al caso. Poi non è proprio giallo questo colore, è color pino, quindi è un po' più caldo, non è proprio violento come un giallo. Però, come sapete, se io lo mischio all'azzurro diventa verde. E quindi mi creo anche i miei verdi. Delle sfumature. Esatto. Guarda in un attimo, che E meraviglia. dico che è zen perché appunto uno chiude un po' gli occhi e dice om. Sì, ma poi è rilassante. Non so per te che lo stai facendo, ma Sì. io mi dà un Guarda, senso di io da rilassamento. quando l'ho scoperto il mix media per me è veramente un mondo che non finisce mai di mutare. E tu eri, fai anche scrapbooking? Faccio anche scrapbooking, quello più Scrapbooking? classico, diciamo, quello Sì. proprio. Lì ci sono tante regole, E sì, diciamo che non è che ci siano regole, c'è cioè tante misure, cioè se vuoi fare delle belle cose devi essere molto precisa, perché comunque se fai costruisci una scatoletta, devi avere le misure devono essere giuste, quindi più che regole, diciamo, una cosa completamente diversa è da... abbastanza diversa, Sì. sì, anche se in realtà forse nasce un po' dalla stessa. Sì, la provenienza, diciamo. Forse sì. Allora lo facciamo gocciolare. Anche nell'altra pagina, ad esempio, Ok. quindi. Vedete che comincia un po' a prendere forma questo giardino, no? Nella mia Sì. testa era un po' un giardino, Sì, rende no? bene l'idea del giardino. È vero. Questa provo a copiartela, Bravissima, provo a vedere se viene, se mi ma certo. viene. Anche perché per iniziare uno non è che riesce tanto a metterci della fantasia propria, no? Allora, io È meglio sono ispirarsi. assolutamente, io sono d'accordissimo che bisogna copiare, lo diceva persino Leonardo. Dai. Ah sì. Ci facciamo anche una piccola cultura generale di No, no. arte, perché... Assolutamente, bisogna copiare, cioè anche i grandi artisti hanno sempre copiato i classici, andavano nei musei a disegnare, a copiare, Ma a dai, guardare, e certo, non lo sapevo. assolutamente sì, quindi Quindi non dobbiamo sentirci in colpa assolutamente, ma anche quando... quando dicono Tanto uguale non verrà mai, 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 proprio primo. mai. L'unica cosa appunto è poi andare oltre, nel senso una volta che tu hai copiato, che hai Staccarsi acquisito, allora ti crei poi il tuo stile, allora diventi perfetto, poi Milena che fa le sue giustamente, cose, perché è così che funziona, sì. ma assolutamente bisogna copiare, perché nessuno di noi nasce con, cioè per carità c'è chi ha più manualità rispetto a un altro, ma io credo che creativi lo siamo. Io parto da quel Basta presupposto, che la sviluppare. creatività è veramente di tutti. No, Speriamo, no, hai no. ragione. Sì, no, no. C'è chi, ecco, tanti mi dicono, ma tu sai fare per dire i ritratti? Va bene, io so fare i ritratti, ok. E allora tu non li sai fare, che problema c'è? C'è il trasferimento Certo. d'immagine, c'è il computer, incollo dei volti, voglio fare un volto, non sono capace, pazienza, lo prendo da una rivista e me lo
non so come dire, e me Sì, lo incollo. ti aggiusti Esatto, diversamente. perché non è detto che un artista debba per forza saper fare un ritratto. Ci sono i ritrattisti e ci sono invece gli artisti che fanno più astratto, che fanno... Cioè la sensibilità è quella, cioè per me l'artista è una persona sensibile, quindi non è tanto che sappia fare un ritratto piuttosto che farmi alla perfezione, disegnarmi un'architettura pazzesca. Quindi... Almeno io sono di quell'avviso, Bella ecco. visione. Sì, ho un po' più una visione, come di Zen, di questa, Giusto, bello. dell'artista. Anche se magari tanti mi prendono in giro per questa cosa, ma io sono... Non contano quelle persone che ti prendono in giro per questo, No, dai. no, ma poi scherzo, non è vero. La sensibilità è quella che fa un artista, non è... Un po' la tecnica, certo, vabbè, ma la tecnica, Beh, posso allora la immaginare. tecnica è come l'alfabeto, se io da piccolo non so l'alfabeto, lo imparo, quindi la tecnica si impara, non c'è problema. Ma Se ce la insegni. io ben volentieri non ne ho problemi, non ho problemi. Ok. A questo punto, come dicevo, a un certo punto guardi e dici va bene, tanto ci andranno ancora delle cose sopra questo, quindi col colore per il momento Va lascerei bene. lì. Ora asciugo di nuovo, Ok, allora andiamo che ad adesso volevo asciugare. solo farvi notare una cosa, questa macchia che sembra una macchia, cioè che è stata buttata lì come una macchia, è diventato invece un Dai, che meraviglia. bocciolo. Ok, vedete questa macchiolina qua? Bello, Raccolgo bello, solo un po' questo e vero. questa è una Ah, sfumatura dietro. un'ombra. Sembra Esatto. un'ombra. Ok? Bellissimo. Asciughiamo. Asciughiamo, perfetto. Adesso proviamo a fare qualche timbro, ok? Sì, Perché ci comunque piace. ci piace Beh, nel mix timbro. media. Allora, userò questo timbrino qua che ha dei piccoli fiorellini a quattro, sono quattro puntini, molto Ok. molto semplice, uno stamped nero. Ok, è indelebile questo? No, però sulle pagine dell'art journal ci sta, perché tanto non è che, cioè non è come un quadro che magari si prende polvere e lo devo Passare con una con una spugnetta, spugnetta così. sì. No, qua è il mio Quindi ci giornale, sta, è come se quindi. scrivessi con un pennarello all'acqua, Perfetto, sì, ok. su Un un timbrino qualsiasi. Un esatto, quindi tampone un qualsiasi. tampone all'acqua va benissimo. Allora, io di solito timbro in questa maniera e non così, perché così vedo dove mi va e quanto Ok, inchiostro c'è. giusto. Ok, io direi che Ce n'è, ce dici. n'è. Possiamo magari, anche questo è molto bello. Fa questo Sì. rametto, questo ramage, visto che sono fiori, Ci ci può stare sta. anche un po' di ramage. Adesso con una spugnetta, Tamponcino. tamponcino spugna e sempre il nostro pad. Ah, ok. A me piace rifinire, Sì, poi sì. c'è chi non lo fa ed è bello lo stesso. Però a me piace, è proprio questo è un gusto Anche personale, eh? a me. Io sono Non... come te, mi piace Ok, molto. a me sembra che dia proprio più Ah, una una favola. finitura. Però, come dicevo, non è Non. una regola, Sì, ecco. ok. Aspettate che qua devo togliere. Tagliare un Sì. Esatto. pochino il tovagliolo. Anche direttamente col pad lo Infatti, posso fare così giusto. viene più... Specialmente... Marcato. Diciamo che in questo caso forse il pad è un pochino più usato. Sì, se fosse nuovo, Se magari. fosse nuovo, no, usate la spugnetta perché sennò viene veramente troppo Troppo. intenso. Ecco qua. Io direi Bellissimo. che come progetto può essere finito, però siccome è un art journal, quindi è un diario, quindi è... E io questi qua li chiamo i giorni delle emozioni, nel senso che Sì. ogni giorno...
fai uno? Sì, ogni giorno posso fare una pagina e ogni giorno sarà diversa, perché oggi, per esempio, appunto, mi sentivo romantica Romantica. e quindi ieri ero un pochino più invece, un po' più Steam dark, un po' più steampunk steampunk. e mi è venuto questo. Qui ero un po' più frou-frou, ma comunque un po' romantica, ma Sempre un po' steam, un po' più esatto. Un po' steampunk, più romantico. dolce, un po' più dolce rispetto a questo, ma comunque Ok, sempre qui quindi invece alle romantici appunto, emozioni a non puro, finire. perfetto. Ok? Però, appunto, come dicevo, mettiamo anche delle Un scritte. sentimento. Esatto, perché diamo una ragione a questa pagina, diamo Ecco, un'identità a questa giusto, pagina, è vero, se ok? no E sarebbe un quindi quadro, certo. sì, e quindi metto una scritta. Allora, le scritte le posso fare a mano. Allora, le scritte a mano, posso dare un consiglio, Sì, dovete avere una bella grafia. Per giustamente. questo, ora, se poi prendete magari una pagina dietro, prendete degli appunti su come andare a fare la spesa, va benissimo la vostra calligrafia normale, ma su una pagina così, Beh, ci andrebbe magari meglio. sì, se una bella calligrafia può scrivere a mano, se no niente di particolarmente tragico. Uno si sceglie un bel font Su su internet. internet, se lo stampa sul suo foglietto, lo ritaglia e lo incolla. Quindi, esatto. Perfetto, niente di difficile. O se no, possiamo anche usare i timbri. Sì. Io, ad esempio, questo qua piccolino che mi piace anche come, adesso non so se si vede. Sì, Ok, perfetto. forever. Mi piace anche come tipo di scritta che è moderna e mi Sì. piace anche appunto mettere magari un po' di moderno Un po' di sul contrasto romantico, anche. esatto. Posso incollarlo su un cartoncino, quindi Ah, lo stampo su un ok. cartoncino, poi me lo metto qui che rimane magari un Un po' a po', rilievo, perfetto, ok? Quindi bello. vado a cercare un pezzo di cartoncino. Sì, anche come crei questo cartoncino. Ok, abbiamo trovato un bel cartoncino. È Sì. bianco, ma si può colorare, quindi nessun problema. Quindi vado a inchiostrare Sì. il mio timbrino. Vediamo se è venuto, se mai lo ripetiamo. No, può È andare. andata, è andata. Può andare. Quindi ritaglio. Posso anche dividerla, Ah beh sì, certo, in base a come serve distribuita. eh? Esatto. Non lascio molto spazio di cartoncino, come vedete. Ah, ma lui c'è sempre nei miei video. No, dico che c'è qualcuno. No, Ah. una mosca che passa. Bello Leo. Ormai ti conosce, Sì, mi fa le feste quando arrivo. Leo. mi dovrà vedere ancora per molto Bene, bene. tempo. Ok, quindi rifiliamo solo un pochino. Adesso sporco leggermente, quindi coloro leggermente il cartoncino, sempre con i nostri acquacolor. In questo caso gli metto questo qui color cuoio che gli dà questo aspetto un po' Vintage. sì, antico, diluito, mi raccomando. Poco Se poco invece perché. lo facevamo prima della scritta, Sì, andava bene lo ah, stesso. ok. Sì, si Anche poteva perché anche se non usiamo qualcosa di indelebile tende a macchiare, sì, ma se macchiare. uno fa attenzione, A come parte che ci vedi, sta anche quello, sì, eh. ma Leggermente, no? Senza leggermente la scritta deve esagerare. essere, Delineata, sì, senza la scritta deve sballature. essere sempre Vedi, molto. già io intercedo anche in No, l'importante è che quello. non sia proprio un bianco sparato. In questo caso, vedete, è venuta Perfetto, bene. sì. Sì, Ok. giusto. Poi io faccio sempre anche Sempre nel nel cosino, bordo. sì. L'avrei fatto anche io. Oh. Sto imparando. Bravissima Milena, ma sei un po' una spugna, raccogli bene. Ma non ho ancora fatto niente, Non aspetta a importa, dirlo. ma io ti conosco ormai. Ormai ci conosciamo. Sì. Ok. Bella. Dicevo, possiamo anche dividerla, però forever penso che sia una parola da Sta lasciare bene, sì, diciamo insieme. che Vediamo, poi vediamo come sta ecco come sta sulla sulla nostra pagina. pagina. Sì, forse in realtà staccata starebbe meglio, ma anche così tutto sommato non è che mi dispiace. No, È no, talmente non mi breve dispiace, forse che non mi dispiace così.
Poi invece voi potete semplicemente la tagliate, vedete c'è lo spazio, e scurite i due bordini, certo, che vengono ritagliati. E magari quindi metti un po' sfalsate. Esatto, una sopra, una sotto, un po' sfalsate. Però a me non dispiace, perché comunque essendoci anche le righe così... È vero, sì, okay, ci sta proprio. Ok, quindi in questo caso abbiamo delle opzioni. Possiamo mettere dei distanziatori, no? Cioè, degli spessorini, okay, che può essere cartoncino, oppure vabbè, vendono proprio, esatto, quelli, e oppure anche metterlo così, incollandolo semplicemente con un po' di colla normale. E io già essendo una pagina la metterei normale, perfetto. So che tu hai questo anche, va benissimo. Sì, anche il print. Sì, 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 è cartoncino, quindi anche con il print ci sta. Adesso, se Milena avesse un pennarellino nero, allora, vedete? Sì, l'ombra. Vado a fare. Sì, però non è finita qua, perché questo non è indelebile, quindi una volta che ho fatto ciò, prendo un piccolo pennellino, lo intingo un po' nell'acqua, fai un'ombra e vado a fare la sfumatura. Guardate come viene bene davvero, senza, okay, materiali particolari, senza con quello che avete in casa, perché Milena insegna ormai stai facendo le cose in base al personaggio, certo. Però poi vi faccio poi vedere bene magari anche tutti i vari prodotti che ci, sì, sono in commercio, certo, per poter, perché magari uno vuole anche sapere. Beh, sicuro. E tenersi aggiornato su quelli che sono i materiali del... Assolutamente sì. È vero? Certo. Perché poi quando uno diventa bravo... Vuole anche dei materiali diversi magari. Sì, no, ma poi anche perché decisamente poi ci sono anche altre rese, diciamo, sono prodotti, immagino, poi che vengono studiati in un certo modo, sicuro, quindi. Certo. Ecco, sempre con questo, se io voglio, posso anche creare delle ombre, per esempio, un pochino intorno alla foglia. Ah, bene, sì. Quindi vado a fare così, ma proprio come i bambinetti, seguo un po', sì, sì, il, sì, contorno. E poi con il nostro pennellino umido, mi raccomando, non bagnatissimo. E angolato. Se possibile quello angolare, vedete questo qua? Questo che ha questo, perché così rimane solo sulla, sì, punta. E viene meglio la sfumatura. Esatto. Ah, ma allora io apprendo. Fai i compiti a casa. Bravissima, Mile. Ok. Quindi facciamo solo questa parte qua sotto, giusto per mettere un pochino più in evidenza la rosellina. Allora, poi vabbè, in questo caso potrei riprenderla col colore, ma lasciamo così, magari piano piano, più avanti con le lezioni. Cioè riprendere col colore, nel senso andare col verde per il... Col verde, oppure sulla rosa, ah, okay, okay, per dargli più colore, perché sembri più un dipinto nostro poi, okay, alla fine, però direi di andare magari piano piano, esatto, per gradi. Non vorrei spaventare troppo subito così all'inizio, che direi che questo può già... È già, ha già un effetto bellissimo, già, è vero, già così, sì. Ok, quindi direi che a questo punto, non so se si vede la bellezza dello Scottex, ma mi piace, sì, da matti, sì, quello io che... Vedo. Adesso facciamo un po' di zoom, spero, vediamo. Vediamo se girandolo in qualche modo riusciamo a vederlo di più. Adesso da qui non capisco. Sì, sì, si vede, si vede. Si vede? Sì. Così? Sì, proprio qua. Esatto. Bello, bello, vero. Vedete, sembra che uno stencil. Sembra uno stencil. Potete fare anche una pagina intera, create una texture così con lo Scottex, magari messo a strati. Invece di strapparlo, lo tagliate. Così si vedono anche quando mettete il colore, si vedono le varie righe. Bello, per bello, creare. Giusto. Perfetto. Ok. Bellissimo, Monica. Grazie, Milena. Speriamo di imparare in fretta. Certo.
Io ti ringrazio, che dire. Figurati, è sempre un piacere per Figurati per me. noi. Ok, amici e Ok. amiche, io ringrazio Monica, ringrazio voi di essere state con noi. Vi mando, anzi, vi mandiamo il nostro solito mondo di baci e tanta, tanta positività. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!